Gesù desidera una chiesa in uscita che vada nel mondo e sacerdoti che escono da se stessi e bruciano del desiderio di testimoniare e di raggiungere gli altri. Nel nuovo santuario di San Giovanni Paolo II, che ha sempre invitato la Chiesa ad aprire le porte, Papa Francesco ha tracciato un profilo del buon pastore, celebrando la messa con i sacerdoti religiosi polacchi. Nel tempio, un chilometro dal santuario della Divina Misericordia, circondato dai mosaici di Padre Rupnik, il Papa ha ricordato con il Vangelo di Giovanni che Gesù risorto la sera di Pasqua è entrato nel luogo dove erano i discepoli, che aveva le porte chiuse, e vi ha portato la sua pace, lo Spirito Santo e il perdono dei peccati, quindi la misericordia di Dio. Perché sappiano diffondere questa misericordia nel mondo, i discepoli di Gesù, ha spiegato il Pontefice, sono chiamati a compiere un esodo al proprio io, seguendo la via del dono di sé. In una vita fatta di amore concreto, cioè di servizio e disponibilità, dove non esistono spazi chiusi e proprietà private per i propri comodi. Il discepolo di Gesù fugge dalle situazioni appaganti che lo metterebbero al centro e dai piedistalli dei poteri del mondo. Come Tommaso mette la sua umanità a contatto con la carne del Signore, portandogli con totale sincerità quello che è. Perché Gesù, ha proseguito Papa Francesco, è conquistato da cuori che sanno riconoscere e piangere le proprie debolezze, fiduciosi che proprio lì agirà la Divina Misericordia. E cerca cuori aperti e teneri verso i deboli, educati ogni giorno a partire dagli affetti, per fuggire ogni doppiezza negli atteggiamenti e nella vita. Un vero discepolo di Gesù, ha concluso il Papa, è chiamato a scrivere altre pagine del libro vivente della misericordia di Dio, prendendosi cura concretamente delle piaghe di Gesù, in chi è nel bisogno, dal malato al migrante. Al termine della celebrazione, il Pontefice ha incensato e poi baciato la reliquia del sangue di San Giovanni Paolo II, contenuta in una fiala data al Cardinal Civis, allora segretario particolare del Pontefice polacco, dai medici dell'ospedale Gemelli e conservata al centro di un altare del santuario.